Stanno a pia le contromisure per marcare il Cristiano Ronaldo della Serie C inglese. Bello! Mamma mia, ma Duranville un fenomeno! No, risultato che non fa una piega. E c'è la rete, la seconda, ancora lui ha saputo colpire. No, la Carabao Cup. Bellissimo. Una bella punizione Bello! partenza, leggermente di vertigo e Scott! spettacolare. Profondi ancora per Stiamo a Bovman! toccare in questi ultimi minuti di gara, si Bov! accaccia nel gol vittoria. Siamo sul Bovman! Che giusto. so 4 Il minuti di. pallone Che finisce in so rete. 4 minuti di Pazzesca la parata. recupero! Sì! L'arbitro fischia la fine. Let's Si go! svolta. Abbiamo battuto un team di Premier League, mica pizza e fighi! E che cazzo! Ancora 7.000 partite. Oh, resoconti finali, buono! Resoconti finali che ci abbiamo a disposizione? Fammi vedere. Completiamo il calciomercato e poi stacco. Oh, yen. Ah no, questo no. Ma questo. Ah, raga, questo 60 rated, dio cazzo. 70 rated? Prestito non ce vi è. E chi ce l'ha 3 milioni? Costa troppo. Questo non se lo vendono. Ce l'abbiamo quei soldi pa. No, c'ho 1,5 milioni. C'ho 1,7 milioni. Scambio giocatori. Che gli posso dare a questo io? Lancicci. L'unico che gli posso dare forse è Clark. Clark forse è l'unico che gli posso dare. Oddio, hanno 2,5 milioni. Era pure poco, raga. Era pure poco. Ma lo sai che è buono? Ma gliela faccio a pagargli lo stipendio? Lo sapevo che dovevamo accettare. Porco Dio! Questo starza... Oh! Ma stanno a riarzo! Dai, ma che vuol dire che se bugga, regà? Che vuol dire? Questo non ce lo manco venire per scherzo. Porca troia, porca oh. Era pulito proprio. 70 rated era. Ma quanti soldi pia? Se te lo dice? Ma raga, pia 8.400. E chi cazzo gliela faceva a dargli lo stipendio? È vero, Zito? Zito gliela dovrei fare, eh. Come vede? Ranieri e Totti, bellissimi. Perfetto, Claudio mi ha detto di andare a piangere il culo. Bene, forse gli dovevo dare quel rincoglionito, bro. Questo manco un prestito mo vanno da. Oh, io riprovo per questo, non si sa mai, bro. Uno ci prova sempre. Questo è un fatti marapa, però porco due, bro, non mi vuole venire. Cioè, non ci vuole venire questo. Questo qua mi sta proprio a far rosicare. Rifiuta sempre. Dove cazzo, dove sta quello con i capelli belli? Quello che pareva... Eccolo. Ma questo qua sembra prendi 16.500 di stipendio. E chi ce l'ha? Accettato lo scambio secco con Clark. 72 potenziale. Vabbè, ma che ce frega? Cioè, tanto l'importante è ci serve adesso, capito? Prende quanti soldi vuole, vediamo. Però 10.000 euro, cioè. Oh, questa è la mia offerta. 10.000 euro gli vanno bene, però vuole 94.000 euro di ingaggio. Ah, bro, ce va bene, bro. Fidate, ce va bene, bro. Cioè, l'importante è avere... Poi, Massimo, risiluriamo. Tanto ho dato via Clark, bro. Cioè, Clark, cazzo, ce frega. Salta. Oh, no. Ma basta i moduli a 5, oh! È la coppa, questa. Morga titolare. Anzi, Morga titolare con Hancock, dio cane. Ma però Paul sta... Sta superlativo. Vabbè, no, fammo una cosa, va. Giochiamo sia... Tutti e due. Vai, place. Fammi vedere che sai fa. Vai. Simula lenta, va. Sì, però ste difesa a 5, perché c'hanno tutti la difesa a 5? Potrei cominciare a rosicà? Cerchiamo di fare il meglio possibile in tutte le coppe, secondo me, no? Tanto non ci corre dietro, sta carriera sicuramente sarà abbastanza lunga. Non voglio cappà, non voglio far cazzate. Voglio dare il meglio che posso in tutte le coppe, in tutte le competizioni. Infortunio leggero per Dawson. Vai, Pafundi. Vabbè, piato pure go. Scende in campo, va. Non si può simulare con sto team. Dai, raga. Porco Giuda, che tiracci, oh. Chance importante da Bandierini. I tifosi ci credono. Aumentano l'intensità della spinta. Sembra quasi che vogliono... Bello! Fleming! Prende il pallone. Primo gol di testa nella mia vita. Molto bene. Sometimes all I think about is you. Ottimo il tiki-taka qui. Vince Bravissimo. qui il possesso del pallone. Fundi, mamma mia, è stanchissimo, tipo. Porco due.
Giocano 60 partite a settimana questi. Sta avanzando. Conclude a rete. No! Ce l'aveva Scott. Ma come nelle canzoni c'è pure Living the Moment. È giovane, ma anche vero che attenzione, guarda Pier. Allora respinto la Buffon, attenzione parla. Buffon doppia parata magica. La ceta. Ottima lettura. Buonasera Zanoni. Scusami se cambio un attimo l'argomento. Bello! Quanto è forte Fleming, regà. Sa che tocca fai cambi, regà. Cioè, Durambil sta morendo. Perché mi piace quel centrocampista alto 1,94 che ci ha messo il gioco. Come si chiama? Dunne. Occhio al tiro. Una botta clamorosa che si è infilata alle spalle del portiere. Mi piace che sì. Ma quanti anni c'ha poi? 28, d'esperienza, d'esperienza. Allora, fammi fare due cambi, va. Famo così e poi, anzi, te dirò di più. Vai al risultato. 4-1 e olè. Molto bene. Allora, avanziamo di un'ora. Che mi mancava? Avevo fatto un'offerta io? No, ma l'ho comprato io poi l'esterno. Che mi serve a me arrivati a sto punto allora, raga? Credo in realtà ti sta tranquillo, no? No, difesa stiamo messi bene, brother. Hancock, Paul, Morgalla e Maturro. Placeta, Bowman, Freeman, Smith e Slater a centrocampo. Briggs, 32 anni, a sto punto metto Placeta titolare e Briggs lo metto come riserva. Per me in realtà... Qualche prestito a cazzo se vengono. Ma secondo me non so quanto ci servano prestiti. Non lo so. Come stiamo messi a sordi? 2 milioni. Io aspetterei gennaio. Io aspetterei gennaio perché alla fine sto messo abbastanza bene. Porco due vogliono Bell. Ma chi è Bell? Ah no, non lo sto usando. La ceta di upgrade. Vai. Non è brutto in game lui comunque. C'ha delle statistiche simpatiche. La classifica come stiamo messi? Siamo terzi, regà. Porco Giuda, ma come viaggiano? Pare Mudrik. Sì, pare il fratello di Mudrik, è vero. Pare più Mudrik lui di Mudrik, perché poi in game non ce l'ha manca il game face, quel coglione. Coffee, no, non... per me per ora stiamo tranquilli. Poi, se vogliamo fare qualche sostituzione, qualche acquisto... Il fatto è che purtroppo poca gente ci viene al momento nel team nostro. Quindi dobbiamo accontentarsi di quello che ci abbiamo... A gennaio vediamo se ci abbiamo bisogno di qualcosina in più. Poi una volta che abbiamo fatto... Che cos'è questo? Resoconto della squadra primavera? Ah ok, no vabbè, bella se sta a pa. Vai tranquillo, lascio lavora. Lerim Cook, Luca Hancock non ce ne frega un cazzo. E vai, e ci siamo. Oh, per me possiamo salvare e per oggi enough. Regà, in questa divisione di merda giocano tutti con la difesa a 5, porco demonio, raga. Negli episodi precedenti, allora, abbiamo fatto un calciomercato, ragazzi, in realtà molto solido, no? Fleming è il nostro pupillo del vivaio. Pafundi è il nostro nuovo Baldanzi. Poi abbiamo comprato Durambil, Placeta. Ah, comunque, per dire, Placeta, che tutti mi cagavano nel cazzo e dici un acquisto de merda. L'altro giorno un ragazzo mi ha mandato tipo, non mi ricordo dove, mi ha mandato una foto de Placeta 90 rated, bro. Quindi in realtà Placeta può salire. Poi comunque la mia idea è di farlo volare, eh. Però, poi vabbè, c'abbiamo Dawson, c'abbiamo Paul, c'abbiamo Hancock. Perché c'abbiamo Hancock? No, metti Maturro. Maturro, Morganella, Morgan Freeman, Bowman, Briggs, Dawson, Smith. Diciamo che momentaneamente abbiamo un po' tanti giocatori ancora non originali, ecco, no? Dio mattone. Poi abbiamo comprato Travis Scott. È forte, vero? Scott è proprio forte, bro. Raga, Bove mi ha pisciato in culo. Bove mi ha detto, a coglione, io non ci vengo una squadra tua de merda. Se vedemo, e se n'è andato in prestito in un'altra squadra de merda. Ci ha tradito, Edoardo. Senti, contro l'Accrington, secondo me possiamo fare anche una simulazione lenta per vedere... Poi abbiamo comprato ovviamente Gigi Buffon in porta, perché giustamente ci serviva un po' d'esperienza. Cioè, abbiamo tutti i pischielli. Te pare che abbiamo tutti i pischielli, va bene. Serviva un po' di Gigi Buffon, che comunque sta a fa il suo lavoro. Tocca salì subito. Cioè, questo è il discorso. Tocca salì subito. Perché ci servono soldi. Quanto ci dà la promozione in championship a livello monetario per voi? Che io non l'ho mai fatta la carriera salendo dalla terza alla championship. Bravo Gigi. Dai 7 ai 14 milioni. Speriamo bene. Vabbè, comunque il prossimo anno in realtà lo sai qual è il problema? È che noi abbiamo preso un sacco di parametri, un sacco di giocatori col diritto di riscatto. Quello è il problema. Quindi praticamente...
Oh madonna, ci stanno a romper culo, regà. Ma come fuori? Mi sa che entriamo al secondo tempo, eh. Con diciamo la squadra sotto un treno. Veramente tante partite comunque, eh. Tante, tante partite. No, regà, no. Ma chi era Placeta un'altra volta? Ma che piedi c'ha, porco Dio, sto coglione? Ce n'è un campo. A gennaio ti consiglio Musiala. E ve? Ci sta a venire. Lo sai quanto c'ho de budget a gennaio per far calcio mercato? 1,5 milioni. Chance per passare a quello. Ah no! Tiro curato. Bello Fleming! Bravo! Non abbiamo minimamente usufruito dei svincolati. Per non citare, capito? Cioè ci sta secondo me. Perché al primo anno puoi comprarti tipo chi è? Afif, te puoi piace svincolato Afif e l'altro coglione. Sto tipo e Bufal. E sto tipo 20 e passa milioni a gratis. Quindi non li abbiamo presi. No bro, l'ATT è l'unica cosa buona che ci abbiamo. Cioè considera che l'ATT nostro è uno di quelli della del vivaio che diventano tipo 8000 rated. Ha più soluzioni. Non lo guardare adesso, adesso è un po' storto. Però generalmente, cioè, sarà forte, fidati. Sta sotto un treno, poraccio. Ya, raga, io voglio comprare Mukoko. Placeta! È storto, eh. Mukoko, sai quando lo potremmo comprare, raga? Lo potremmo comprare, penso, fra 3 anni, in caso. Appena andiamo in Premier. Bravo, Gigi! Battuta in mezzo. Do Son! Senza manco prenderla di mano! Speranza delle due squadre. Morgan Freeman! Eccolo! Morgan Freeman! Ma che succede all'audio? Ma che c'è il Covid, raga? Non si sente in tifoso? Vabbè, ma che ce frega, possiamo pure andare next, dai. Via, risultato. Madonna. Giù da 3 a 1 mi fai caca sotto. Mannaggia a te, mannaggia. Noi stiamo a 7. Guarda quante partite, porco Dio, raga, quante partite so. Ah, fammi vedere un attimo il resoconto di Oyen. Lo sai che questo era buono? Questo mi piaceva. Vabbè, lasciamolo lì perché non è male. Pure Ramazzani è simpatico. Bro, però secondo me quello che avevamo... questo bislungo quanto è forte. Infatti il prossimo anno sicuramente avremo un calciomercato molto più solido, secondo me. Noi siamo terzi a 16 punti. Portsmouth e Barnsley sono primi a 18. Vai. Allora, tocca assolutamente Leva Scott, secondo me. Tocca Leva Scott. E Fleming gli famo fan tempo, secondo me. Poi io farei gioca pure Maturro. Farei gioca pure Morgalla. E farei gioca pure Bell al posto di Dawson, che sta un po' stanchino. Andiamo. Vabbè, raga, è inutile parlare dei potenziali acquisti adesso. Dobbiamo arrivare innanzitutto a gennaio. Non so se ce la facciamo oggi arriva a gennaio. Secondo me sì. Io intanto fino a mezzanotte la carrierina la imbastisco. Del pallone. Ho un esterno nel vivaio che da lì può far male. Rete! Il gol dell'1-0, eccolo. Però era centrale, GG, era centrale, cazzo. Oh, ma questi mi parlano forti. Porco demonio, mi parlano forti, sì. Difficoltà è estrema competitiva. Raga, porco due, ma o so pippe i miei. Oppure stiamo sotto un treno e so forti questi, non lo so. Bene qui il difensore. Tocca segnare per forza perché io c'ho tipo solo un tempo per giocare tipo con l'attaccante mio buono. Ottima. Ah, tutto regolare. Azione che si fa interessante. Uè, sei alto 6 metri, Dunne. Vabbè, però c'ha la testa a spicchio, ok? Il pallone giusto per riaprire la sfida. Porco Dio. Aspetta, non è finita. Mamma mia che fette, regà. Dai, non così. È vero, con Steto possiamo fare un nuovo talk show Pride. Va di volo. Non trattiene Buffon, attenzione. Ragazzi, porco Dio, ma che fate? Regà, 3-0. So cazzi. Sono grandi, cazzi.
Raga, è irrecuperabile, credo. No, no, col cazzo che nexto, bro. Col cazzo che nexto. Cioè, se prova sempre. Proviamo a levare Pafundi. Proviamo a levare Pafundi, dai. Capirai, devo davvero recuperare la partita con Morgan Freeman. Interessante il tocco verticale. Ma che interessante, è una merda. Può segnare da lì. Deviazione provvidenziale. Ah, raga, porco due in incubo sta partita, oh. Mi pare la Weekend League sta partita, ragazzi. Vola, 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 vola. Prova a venire avanti. Molto bene, dai, forza, forza, forza. Non è finita finché non è finita. Non è riuscito. Calcio di rigore netto. Netto. Giusto sanzionare il fallo con il penalty. Ma non mi è sembrato. Mamma mia, che rigore regalato, sta buono. Hanno l'occasione per dimezzare lo svantaggio. Bravo, 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 forza, forza. Forza, uomo libero. 71esimo, servirebbe in gol entro 10 minuti. Oh, come giocano? Ma che è il Barcellona, oh. Troppi, sono troppi. Porca madonna, raga. Ma che è la Weekend League, oh. C'è la conclusione. Bravo Gigi. Ultima azione. L'arbitro dice che si può giocare, l'arma del vantaggio. Bell. Non si perdono d'animo e continuano a farsi vedere dalle parti dell'area avversaria. Devono recuperare un gol. Direttore di gara dichiara chiuse le ostilità. Brutto KO per i padroni di casa. Dovevo andare next. Er Peterburg di Okane, ma ha dovuto battere 2-1. Er Peterburg, bro. Mannaggia la troia, mannaggia, oh. Sono tirtato, sì. Il problema è che ho sempre i giocatori sotto un treno. Sono sempre stanchi. 7000 partite. Quarti. Ci ha superato l'Ipswich Town, dio porco. Il Peterburg c'ha i toz quest'anno. Mortacci loro, ma che palle. Dici Placeta un coglione. È un po' coglione Placeta, devo dire, c'è stato. Onestamente sì, onestamente sono d'accordo. Senti, ma mi fai vedere in secondo una roba, aspetta. Vedi, modalità competitiva. Non era neanche competitiva, cioè, vabbè, porco Giuda. Manco competitiva era. L'obiettivo finale resta sempre assolutamente il triplete, chiaramente. Quindi questa carriera sarà un po' lunghetta. Contro il Port Vale, boys. Ci serve a vincere. Ma no, un'altra difesa a 5, raga, ma sta cosa è tragedia. Ma la squadra mia non la vedo un po' più moscia, cazzo. Abbiamo iniziato benissimo, giocavano tutti bene, ma che gli è successo? Sono diventati stupidi. Questi stanno a giocare a finale di Champions League, oh! Non uno ha trovato un modo per fermarlo. E lui ne ha sempre approfittato segnando una valanga di gol. Difesa a 5, ragazzi. Full meta. Uno non gioca Ultimate Team, va a difesa 5. Mancaria era difesa 5. Porco Dio. Bravo Hancock. Ci prova. Palla ancora lì. Palla recuperata senza Stevens. Raga, se non riusciamo a segnare manco un gol, cioè veramente sta manna sotto un treno. Allarga Pafu. Placeta. A Place. Bravo. Sostengono la manovra qui. Buona possibilità. Oh, Spider-Man! Ma quanto para sto coglione? Prova la zanata. Bel tentativo. Placeta è un coglione, raga. È bello in game, hai visto che bello il codino. Ottima posizione qui. Voleva davvero trovare la potenza, ma il pallone è finito fuori di un soffio. Ma raga, non si può tirare, bro. Cioè, non si può tirare, ma hai visto quanti so. Arrivare da un momento all'altro. Ma devono essere più determinanti. A Placeta! No, raga, tocca a panchina a Placeta, frate. Vai, Briggs. Mi sa che tocca mettere pure uomo arco, frate, al posto dei Pafundi. Pafundi è perma stanco, frate. Perma stanco. Raga, dai, porco Dio, ma veramente la Weekend League, oh. È la Weekend League per davvero. Torna sulla palla dove il primo contrasto è andato a vuoto. La recupera con caparbietà. Può metterla da lì. Mamma mia, ci manca solo la beffa, oh. Carica il tiro. E finalmente è arrivato il gol dell'1-0. Beh, raga, però porco Dio, così no, eh. Così no, raga. Non posso muovermi, non posso attacca muovermi! Spazi. Non mi importa niente se piangi.
Ah, botta sicura. Porco Dio! Serve un rigoretto, bro. Devono alzare il baricentro. Occhio, qui era un'occasione grande questa. Barcellona. Mamma mia. Questa missione si chiamerà porca madonna, la difesa 5 pure in carriera, voglio morire. Ultima speranza per arrivare al pareggio. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il pareggio. È calcio di rigore. Buono. Credo che alla fine abbia preso la decisione giusta, fischiando solo il rigore. La munizione secondo me sarebbe stata eccessiva. Rigore da dimenticare, palla che finisce fuori. Che errore, Pier. Tiro agli 11 metri. Certo, fa gola, è una grande opportunità. Chi si starà mangiando le mani? Regà, ho laggato. Regà, ho laggato, bro. Eccola, è arrivata da me. No, regà, che laggata che ha tirato, regà, non avete idea. Corri, coglione! Tempo che sta... Finisce il match con gli ospiti che tornano a casa a mani vuote. Non è mai facile fare punto. Porco Dio! Porco! Era meglio se me si spegneva la play. Ma perché non me si è spenta la play? Perché? Due sconfitte di fila, ragazzi. Oddio, un po' di riposo, sta buono. Siamo quinti. Ah, raga, contro il Cambridge. C'ha 4 punti il Cambridge, bro. 4 punti il Cambridge, ragazzi. Un'altra difesa 5. Ah, raga, gioca momenti clou. È arrivato il momento. Cambridge United si invola in solitaria. Calcio d'angolo per l'acci vostra. Ha messo grossetto fatto bene sulla testa lì. La mette in area. Ma no. Efficace il pressing qui. Dribbling secco. Tiro murato. C'è il tiro. Madonna che piedi. Madonna che piedi. Che piedi. Basta il Cambridge in solitaria. Oh no. Ok. Occasione dei cross per la Chiors. Questo è buono. Se tagli dentro, bro. Mette la palla al centro. Raga, ma d'angolo, ma quando mai segno d'angolo io? Ah, bro, provi la zanata, fidate. Scegli la soluzione ravvicinata. La gioca profonda. Beh. Ottima visione di gioco. Mette il fisico. Possono passare in vantaggio. E c'è il gol che cambia tutto. Sono avanti adesso. Poco da termine. Una doccia gelata per la formazione avversaria. Vedremo. Fischia tre volte l'arbitro. E c'è la delusione per i padroni di casa per questo KO. Escono sconfitti.